Ciao a tutti, buona vista dal vostro Hector Elio della Peña Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela e Spagnol. Ragazzi, allegria, benvenuti in uno speciale 200 per 200 iscritti, lo chiamiamo, over 200 iscritti, perché siamo arrivati a 201 e qui vi mostrerò la partita che può decretare la vittoria del campionato, quindi filmerò Cagliari-Lazio con il mio cellulare, ecco, trovando una postazione adeguata, ecco, vediamo. E mi vedete, sto pure in diretta, quindi è incredibile, diretta e video, nello stesso tempo. Avanti, forza. Come perché si perdesse questa partita, dai, avanti, mettiamo... Aspettate che non vedo bene. Ottimo. Pronti? Iniziamo. Grande parata. Oh. Vediamo. Grande parata. Partiamo. Partita di importanza fondamentale, in caso di vittoria infatti sarebbero campioni già da oggi. Ma se vinciamo diventiamo campioni. Ovviamente qui in diretta. Cagliari-Lazio, la partita decisiva. La prima e l'ultima forse di questo campionato. Tutta presentazione, pronti? Giornati ideali per assistere a una partita di calcio. Cagliari-Lazio, la magnitudo. Come sempre Stefano Nava pronto a commentare gli aspetti. Che potrebbe conquistare il titolo oggi, i tifosi sono ovviamente galvanizzati in campo Cagliari e Lazio. Titolo in vista per gli ospiti, potrebbe arrivare al termine di questi 90 minuti, 90 dai ragazzi, ragazzi ti lascio prima che il dicesimo rispettivamente al 90 lo squadra e per tutti quelli a casa. Quanti? 48 punti, scusate non ho letto. Seguite in diretta questa grande partita, ragazzi. Con questa forse vinceremo lo scudetto. Questo è lo speciale 200 iscritti. Qui si decide la storia della Lazio. Ecco Andrea Spera accanto Immobile, affiancato da Correa. Sentiamo le formazioni ufficiali. Cagliari Lazio. Ragazzi, forse ha bisogno di giocare bene. La permanenza del Cagliari in B, la società rossoblu ha lavorato molto bene, è ripartita dalle fondamenta per costruire una squadra in grado di ridare prestigio. Volume 29 come il giorno di oggi. Ha vinto anche lo scudetto, ricordiamo, 69-70. Quel Cagliari era trascinato dai gol del grande rombo di tuono Gigi Riva, simbolo di una squadra che serve far sognare un'intera isola e non solo. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. 4-3-3 per loro oggi, con due attaccanti schierati in posizione defilata da ali. Assetto offensivo che potrebbe creare più di qualche grotta capo. Riusciremo a vincere questa partita? Specialmente nel primo posto. Soprattutto, riusciremo ad alzare lo scudetto subito? Stracoscia! Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. Stracoscia per la porta. Difesa che vede l'impiego di Chiellini con Acerbi. Andreas Pereira insieme a Marusic dal ruolo di esterno. Davanti Ciro Immobile accanto a Joaquín Correa. Pronti, si parte. Pallone recuperato. Andiamo. Attacca, attacca. Marusic. Palla messa dentro. No! Correa. No ragazzi, ma non è da non credere. Vabbè, comunque dedicherò almeno un replay di una grande azione qui, anche se non è gol, dai. Al momento che è un video importantissimo. Secondo me sta perdendo lì. Attenzione agli ospiti, allora attacco pazzesco, il migliore del campionato. Con un attacco del genere di gol non dovrebbero mancare nemmeno oggi. Speriamo di non essere smentiti. C'è spazio davanti a sé. Provo Giorgio Chiellini. Vediamo. Mette in mezzo. Oh,
può avvicinarsi alla porta. Ottima lettura difensiva. Ma non ci sono. La ricasa che parte da qui. Non ci sono modi. Non ci sono pallone fino a questo momento. Accidenti. Cagliari non vuole darci questo scudetto e si vede. Sono appena 12 minuti e la partita. Ho lo spunto qui, senza problemi. No, allora faccio questo per stavolta, vai, passate da. No, no! Oh! Abbiamo rischiato grosso, ragazzi. Meglio, passalo subito questa cosa. La soluzione direi elegante. Non riusciamo a cambiare il gioco. La continua malissimo, spedendola in orbita. No, non riusciamo a cambiare il gioco. Intercettando bene il pallone. Si avvicina all'area. La palla si gioca a te. Pallone gestito male e riconsegnata agli avversari. Sarebbe muto Correa, parata strappa, respinge il primo tiro. Non ci credo, doppia parata. Ragno è proprio l'uomo ragno, si vede. Birza Cragno. Ed è il pubblico, sentilo, che uomo ragno spingendo la propria squadra verso il gol dopo il pericolo scappato. Poi c'è lo speciale, questo è lo speciale 200, ora 200 iscritti. Mi farò i capelli di un altro colore, un'altra sfumatura. Che paura. Niente. No ragazzi, niente. Lasciamo il terzo. E possono ripartire. Mannaggia, andiamo, facciamo ripartire. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Ribatte il difensore. Azione pericolosa, sventata. Pallone che posso fare, posso fare. Ci credo. Perde palla. Gran palla. Usci. Marosi. No! Palla gol di non ci credo, non entra una. No, insiste. Mi dispero anch'io. Accidenti, quello era da rivedere però sono due. Birza. Sto portiere sta a fare miracoli. Quello l'ha lavorato. Prendi a destra. Regala qui il pallone. Vai, vai. Vai, Andreas. No, Andrea. Hanno perso palla. Pereira, lo spagnolo. Avanza verso la porta. Acerbi non si fa superare. La Lazio, squadra che vuole oggi confermarsi dopo la buona vittoria interna nell'ultimo match contro il Torino. Sono reduci? È un successo per 2-0. Attenzione perché GAL! C'è l'immobile! C'è il gol di Immobile per 1-0! Vediamo! Gol di Ciro Immobile, spettacolare! Marcato un bel gol! E qui possiamo rivedere l'azione del gol, è una ripartenza da manuale. Ha poi calciato forte dalla media distanza e va grande! Dai, e questa la vinciamo! Secondo me vinciamo il campionato, è fatta ragazzi. Io ci credo. Ci credo ragazzi. Ci credo. Ecco la reazione del tecnico alla conclusione che regala il vantaggio alla forte squadra. Grande Ciro Immobile. Il 39esimo. Ciro Immobile. Grazie zia, metti mi piace, metti il like, mi raccomando. Premi X alle chat e metti like, mi raccomando. Grande Correa. Correa. Lazio che si fa sotto. L'arbitro concede la normativa a Betri. No, sono allora provato. Viene allontanato, non deve essere un'azione pericolosa. Chambers. Vai, Correa. Il gol è clamoroso. Attenta qui la difesa. Hanno segnato. Un gol. Galle, Ciro Immobile. 2-0 subito. Grande Ciro. San Ciro dai piedi del Cina ha marcato un gol. Ce l'ha fatta Ciro. 2-0 subito. Aspettate. Scusate un attimo. Beh, ottimo. Arriva metà di gara d'archivio, risultato che fin qui sorride. Se finisse così si porterebbero a casa il titolo, i tifosi sono già pronti. Grandi.
Ci siamo quasi. Possiamo portare a casa il titolo, dai. Però Milanino sta 1-0. Non lo so, ragazzi. Vai, vai. Radu. Entrerà Ciccio Caputo. E Andrea Anderson. Vogliamo fargli vincere il scudetto, Andrea Anderson. Vai. Crediamoci, ragazzi, stiamo vincendo il scudetto. Il via alla seconda frazione di gara. Vediamo cosa cambierà rispetto ai 45 primi minuti. Simeone. Un as. Grazie, zia. Grande Lazio, eh. È in zona cross. Occhio al contropiede. Occhio qui alla ripartenza. Azione di rimessa condotta magistralmente. Merita la miglior sorte. Ah, non ci credo. Vantaggio che si spiega anche col dato sui tiri. Prego, fa che vinciamo lo scudetto, dai. E Milan, facciene due all'Inter, come hai fatto in campionato. Più occasioni di gol e non sembrano ancora accontentarsi, eh. Continuano a spingere. Recupera la palla e trasportato bene il pallone. Guardia metri verso l'area. Giovanni Simeone. Ecco il tiro. Parata straordinaria. Sì, sventa. Ok, grazie zia. Buonasera anche a te. Ciao ciao, zia Lenia Pintaldi. C'è campo per la ripartenza. Caputo. Intervento efficace. Calcio al centro della prossima sfida, il Cagliari in trasferta affronterà il Genoa. Match imperdibile, direi. E chi non sarà allo stadio potrà contare su di noi, sempre pronti a farvi compagnia con telecronaca diretta. Caputo. A Ciccione. Lo supera benissimo. Chi ha segnato? Chi ha segnato? Giovanni Anderson, ed è 3-0 spagnolo. Questo è un gol che merita di essere rivisto per ammirare soprattutto il cross a cui è andato tutto. Un'incomanda che non ha lasciato scampo al portiere. Gol che ci viene mostrato un'altra angolazione. Grande. Esistiamo, non ce la faccio, mi serve una mano. Tocco orizzontale. Passa al centro. Lulic, possono ripartire il contropiede. Regalo palla agli avversari. Buono qui. Ah, sto a giocare male. Non ci... no. Deve qualcuno... No, niente. È arrivato un gol comunque importante anche dal punto di vista psicologico per il partito. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol evidenti. Le vediamo pure noi quanti gol hanno fatto bene il proprio palo. 3-1, si è infilata proprio lì. Ci stiamo, ragazzi, una siamo 3-1 e magari non finirà così. Fatene a fanculo. C'è cambio in vista per la squadra. Guardo. Probabilmente l'allenatore non è avete soddisfatto. Avete perso, il scudetto è nostro. Si è tirato in campo i suoi uomini. Che... occhio in mezzo, può cercare il cross. Possesso perso. Il possesso del pallone. Giovanni Simeone ha un'autostrada a disposizione. Non trattiene, attenzione. Tiro curato. Spazzano via il pallone.
Matteo, ti chiedo un aggiornamento sulle condizioni del giocatore infortunato. Ci sono delle novità? Deve avere qualche problema al braccio, ma non sembra intenzionato ad abbandonare il campo. Ricevuto, grazie Matteo. Immobile! Palla in gioco? Ma niente. Sta male, Ciccio. 5 minuti da giocare. Ciccio Cervi, non so io. Cerca il pallone profondo. Grande intervento del portiere. Da pochi vediamo. Passi. Questo è il utilizzato. Sostituzione in vista. Occhio al cross in mezzo. Si aprono spazi invitanti. Si giocherà ancora per due minuti. No, niente. Agli allenatori è pazzo. Fine, fine. Recupero tutto sommato. Quasi finito. Non si è perso troppo tempo. Dai, dai, sta per fischiare. Resistiamo. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Ha spazio davanti a sé. Fuori il gioco i difensori, ma c'è la posizione di offside. Andiamola, mandiamo l'altra. Grande prova della squadra. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Ora è ufficiale, siamo campioni. Poterlo festeggiare di fronte al proprio. Abbiamo vinto lo scudetto, ragazzi. Ho dimostrato ampiamente di essere la squadra più forte, più continua dura tutta la stagione. Lazio sul prato verde vola, Lazio, tu non sarai mai sola, vola, un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà, insieme a te Aguilotto noi voliamo via, la domenica sempre ci fai compagnia. Fa in fondo il cuore, son brividi forti, voglio dire. Che coro che famo tutti quanti insieme. Dice Lazio sei grande, te volemo bene, Lazio. Sprato per devono. Oh, Lazio. Tu non sarai mai sola. Vola. Un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Vediamo. Ricordi. Errore clamoroso. Attenta qui la difesa. Grande Lazio. Lo supera benissimo. Ha staccato appena. Occhio alla ripartenza. Strisce palla. No, affanculo. Abbiamo vinto lo scudetto, è fatta. Quindi ho perso il vostro Hector Elio della Peña Valbuena e Spindosa di Santiago de Compostela e Spagnolo. Ragazzi, allegria! E ci vedremo con i capelli tagliati e migliorati la prossima settimana per lo speciale over 200 iscritti. Mi dispiace, lo dico ora. Buona la prima!